Ciao ragazzi, oggi video veloce per rispondere ad una domanda che mi fate molto frequentemente su Instagram, e cioè come faccio a sapere quando esce il prossimo volume di Darling in the Franxx, di Attack on Titan o qualunque altro manga esso sia? Ecco, piuttosto che mandarmi un messaggio ogni volta, aspettare che io vada su internet per scoprire la risposta e appunto rispondervi, potreste informarvi stesso voi grazie ad internet. Wow, che scoperta! Perché io non nego informazioni esclusive e privilegiate rispetto a voi, semplicemente mi metto a cercare le fonti ufficiali su internet. Questo in realtà vale più per le notizie a tema anime, perché adesso andremo a vedere una cosa molto molto più semplice. Vi ho lasciato qua sotto un link che vi riporta direttamente a questa pagina di Anime Click, in cui, come potete vedere, possiamo controllare tutte le uscite italiane di manga di ogni mese. E ovviamente il mese attuale è quello di novembre, quindi andiamo a vedere un attimo cliccando qui cosa ci esce. Come potete vedere, ci troviamo dinanzi a tutte le uscite italiane del mese di novembre 2021, quindi avremo letteralmente tutti i manga che usciranno, comunque dovrebbero uscire questo mese, da parte di ogni casa editrice, con tutte le informazioni che dovremmo ricevere. Qui abbiamo la data d'uscita del volume, abbiamo il nome del volume, il numero del volume, se si tratta di una ristampa oppure di un nuovo numero, quindi in questo caso una ristampa, un volume che è già uscito in passato ma che adesso stanno ristampando perché magari era esaurito, e poi abbiamo il prezzo e la casa editrice. Più in basso invece avremo anche titoli di cui non sappiamo effettivamente il giorno d'uscita, ma che comunque dovrebbero uscire questo mese. E fate attenzione al dovrebbero, perché soprattutto in questo periodo che c'è una crisi nel settore della carta, molti manga potrebbero essere rimandati. E questa è una cosa che è successa ultimamente con il volume 34 di Attack on Titan, che è stato rimandato più volte nel corso del mese di ottobre, oppure ad esempio il cofanetto, il terzo cofanetto di Attack on Titan che io sto aspettando, quello che contiene i volumi 11 fino al 15, che sarebbe dovuto uscire a fine ottobre e che invece è stato rimandato a fine novembre. Questo genere di notizie le potete conoscere semplicemente andando a vedere le news su questi siti, o magari seguendo proprio le pagine Instagram delle case editrici, che ovviamente vi informeranno, o i siti stessi delle case editrici, quindi quello della Panini, quello della J-Pop, eccetera eccetera. Quindi insomma, direi che un video più semplice e chiaro di questo non poteva essere. So che moltissimi di voi già sapevano tutto ciò, però in ogni caso so che tanti altri purtroppo non lo sapevano. Inoltre vi ricordo anche che su Instagram ogni volta che ci sarà un restock o comunque ci saranno delle nuove uscite su Mangaio, il sito con il quale collaboro, vi informerò tramite appunto le storie Instagram. E mi raccomando, se acquistate su Mangaio non dimenticate di utilizzare il codice sconto Arcantos. Detto questo, spero di aver chiarito i dubbi a chi mi continua a chiedere ogni giorno quando esce un nuovo manga che magari non so neanche io. Se non lo trovate all'interno di questo elenco vuol dire che non uscirà in quel mese e quindi ci toccherà aspettare i successivi. Per quel che riguarda proprio gli annunci manga, quindi quei nuovi manga che potrebbero uscire anche fra 5-6 mesi, un anno addirittura, quelli di solito, almeno per i titoli più importanti, ve li dico io stesso o su Instagram o su YouTube. Ma in ogni caso, seguendo le pagine social delle case editrici, potreste risolvere il problema. Quindi ragazzi, lasciate un mi piace se il video è piaciuto, se non vi va di social, ci vediamo nel prossimo video.